L'equilibrio prima di ogni cosa. Sono trascorsi appena 4 giornate, ma l'inizio ha senza dubbio superato le aspettative. A Perugia il meglio per 70 minuti, un peccato non averla chiusa. Margini di crescita significativi con i giovani, in rosa ce ne sono tanti, Zeman ha sempre determinato. L'esempio lampante, Lorenzo Milani. Rispetto alla scorsa stagione i progressi dell'ex Empoli sono a dir poco evidenti, naturalmente da confermare nel tempo, ma questo è scontato. Nel calcio del Boemo sono imprescindibili condizione fisica e ripetizione del gesto nelle giocate di squadra. Sotto questo profilo i biancazzurri sono a buon punto, creano già tanto e divertono. Certo, in relazione alla produzione di palle gol bisognerebbe concretizzare di più, ma anche in questo caso l'allenamento è fondamentale. Altresì importante prestare molta più attenzione ai calci da fermo. Gli avversari sfruttano i blocchi e la passività dei difensori. È successo con l'Arezzo, al di là della straordinaria prodezza di Gucci, ed è accaduto senza subire gol, grazie all'abilità di Plizzari, nei minuti iniziali della sfida col Sestri Levante. E poi i tanti giovani, terreno, come si diceva, fertilissimo per un maestro come Zeman, margini per questo significativi. Il tempo giocherà a favore. In sintesi, approccio positivo alla stagione, con diverse cose, ma è normalissimo, da migliorare. Per esempio, la gestione della gara quando la stessa cambia. Impossibile andare sempre a 1000. Talvolta servirebbe anche un piano B.